Sono Viviana Ferrario, io sono un professore di geografia del paesaggio all'Università IUAV di Venezia e sono anche presidente della Fondazione Comelico Dolomiti, centro studi transfrontaliero che ha sede appunto in Comelico, nell'Alto Bellunese, vicino al confine con l'Austria. Ringrazio chi mi ha invitato perché con la Svizzera ho un legame che risale alla mia giovinezza, cioè quando ho studiato per un periodo all'EPFL a Losanna. La fondazione sostanzialmente si occupa di sviluppo locale e sostenibilità culturale. La sostenibilità culturale è un tema cruciale, ce ne siamo accorti durante la pandemia, in cui abbiamo sofferto questa impossibilità o difficoltà di fruire del patrimonio culturale, ma anche in qualche modo siamo stati spinti a diventare produttori di cultura. Questo ciclo di incontri è dedicato al turismo sostenibile. Noi come fondazione non ci occupiamo direttamente di turismo, ma se si tratta di turismo sostenibile questo incrocia le nostre attività, le nostre azioni. Sappiamo che il turismo può essere un importantissimo vettore di crescita economica e di sviluppo locale, e però sappiamo anche che a volte può portare dei forti impatti sulle società locali, sulle culture locali. Per questo è importante lavorare proprio sulla costruzione di consapevolezza da parte delle società locali, le società montane che abitano le terre alte, in modo che siano in grado di governare questi processi. All'interno di questa idea di turismo sostenibile, di costruzione di consapevolezza, un elemento fondamentale sono proprio le produzioni locali. L'idea di una montagna che produce è un tema cruciale, perché spesso noi siamo abituati a pensare alla montagna come un luogo relegato dentro una sfera di produzione di servizi e tendiamo a dimenticarci che invece la montagna è anche un luogo di produzione materiale, proprio prodotti veri e propri, e poi anche immateriale, quindi cultura, saperi. Questo aspetto della montagna che produce va in qualche modo ripreso in considerazione. Anche perché non dimentichiamo che l'Agenda 2030, al Goal 8.9, costruisce propriamente una relazione tra questi tre aspetti. Vi leggo il Goal 8.9, che dice concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali. Quindi capite che questa triade turismo, cultura, prodotti è una triade che ci viene in qualche modo messa di fronte come obiettivo da raggiungere. La Fondazione sta lavorando negli ultimi anni a molte attività, quindi ce ne sono due che vorrei portare alla vostra attenzione. La prima è un convegno che abbiamo organizzato nel 2018, dedicato proprio al tema la montagna che produce, con l'obiettivo di costruire un'idea di montagna che esca dall'idea dello spazio di rifugio o l'idea dello spazio di gioco, ecco, che è molto pericoloso perché appunto può rischiare di mettere in discussione, in difficoltà le società locali. Dopo questo convegno è uscito proprio recentissimamente un libro, di cui vi mostro la copertina. Eccolo qui, La montagna che produce, che è appunto la raccolta di alcuni dei contributi presentati durante il convegno e che si ripropone di mettere l'attenzione proprio sul tema della produzione, importante per sostenere le società locali. La seconda attività invece è una piccola iniziativa che si svolgerà con la collaborazione del Comune di Santo Stefano, in Comelico, è finanziata all'interno di un progetto Interreg Italia-Slovenia, un progetto che si occupa di minoranze e della loro importanza all'interno del turismo culturale, e lì con il Comune di Santo Stefano, con la scuola locale del legno, con le regole, cioè gli enti che amministrano gli antichi boschi delle società locali, abbiamo previsto di realizzare, dovremmo riuscirci, speriamo, entro l'estate, un centro di informativo multimediale che ha proprio il doppio scopo di costruire nelle società locali la consapevolezza del proprio patrimonio materiale e immateriale e anche produttivo, e anche ovviamente di agganciare in qualche modo l'interesse dei turisti che possono sviluppare proprio una sorta di maggior consapevolezza anche da parte loro nei confronti della cultura e della società che abita la valle.